Allora, sono entrate alle 6.40 correndo, hanno aperto la porta e hanno bloccato tutti al piano terra e li hanno schedati. Quanti erano? Erano più o meno 25, noi eravamo già fuori appostati perché da questa notte abbiamo capito tramite messaggi in codice che la situazione stava per finire. Siamo esterrefatti da questo tipo di reazione poliziesca, siamo esterrefatti da un'amministrazione comunale cerchiobottista che è passata di qui e che non si è espressa pubblicamente rispetto a questo processo che ha sconvolto Milano. Tutti sono passati di qui, sono passati migliaia di persone, Milano poteva rinascere da qui e invece, come al solito, basta che giri la telecamera, la situazione è sempre la stessa, ovvero qualsiasi tipo di processo di partecipazione reale viene represso con le forze dell'ordine. In questo momento c'è questa situazione abbastanza ironica, per non dire demenziale. L'Icheressi ha mandato un container per gentilmente portare fuori le nostre cose, l'abbiamo ovviamente rifiutato e stiamo cercando di trattare perché i nostri mezzi possano portare fuori le nostre cose. Non finisce qua, però oggi stamattina stiamo andando via. Adesso qui arriverà tantissime persone, sono sicura che verrà veramente mezza città e in questa sede, ovvero per strada davanti a Macao, ci sarà un'assemblea e il popolo di Macao, anzi i lavoratori di Macao, decideranno cosa fare insieme.